chi ha nel cuore questo affetto grande, che è appunto la sposa e i figli, come abbiamo visto anche nel volto, ma soprattutto nello stile. E certamente quando lei ha tolto questo panno che copriva la lapide, avrà visto e rivisto nel cuore mille cose, mille ricordi, mille affetti, tantissime attenzioni che ogni famiglia riserva nel proprio intimo. Poi c'è un ricordo dei colleghi, ed è il secondo livello, quello familiare e quello dei colleghi. Entrambi si incrociano, perché a quello che ho ascoltato dal comandante, Giovanni è stato grande a casa e grande in ufficio, affettuoso lì e fedele qui, capace di dare attenzione alla famiglia e indimenticabile collega per chi lo ha avuto vicino per tanti, tanti anni, quasi... dall'83 era vicino di fuoco. Ecco, quindi praticamente capite quanti anni ha vissuto qui. E quindi anche la grande presenza, come vedo, di molti colleghi, di tanti ricordi, di tanti volti che hanno il segno delle lacrime, indicano proprio questo duplice livello, familiare e sociale. A questo livello io aggiungo, da credente, il livello della fede, perché Dio sa e conosce e accompagna. E quindi accanto al ricordo aggiungiamo la preghiera, che è il dono più bello. Per chi è credente, la preghiera unisce cielo e terra, il presente al passato, chi vive con chi ha vissuto, sapendo però che la vita è comunque un cammino che non finisce, ma cambia, ma non finisce. Si modifica, ma resta intatta la forza vitale che noi chiamiamo il cuore, l'anima di una persona. Per queste ragioni il ricordarlo e il benedirlo diventa intercessione. Lo affidiamo a Maria, a cui tutti noi siamo legati, anche per questa preghiera che abbiamo imparato da bambini e che diventa sempre vera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo, donali, o Signore.